Si è concluso lo scorso 27 agosto a Loreto Prutino, Sbicchierando nel Borgo, evento in ricordo del giornalista Antonio Recanati, e proprio a lui è dedicato l'evento clou della manifestazione con la consegna del secondo premio giornalistico. La giuria, presieduta da Franco Farias e composta dai giornalisti Sergio Di Sciascio, Pasquale Tritapepe, Paolo Castignani ed Enrico Rocchi, ha assegnato il premio a quattro esponenti della comunicazione che si sono distinti in vari campi dell'informazione. Per la sezione cronaca premio del giornalista del Messaggero Claudio Valente, che per problemi di salute non ha potuto partecipare alla premiazione. Per la sezione ambiente e agricoltura il premio è andato a Yolanda Ferrara, collaboratrice del centro e della rivista culinaria Gambero Rosso. Sono felicissima di essere qui, di raccogliere il testimone di Antonio, che ho conosciuto purtroppo poco prima, insomma, che succedesse quello che è successo. Stavamo andando a Roma, la degustazione all'Ice di Roma, di una cantina abruzzese, insomma, facevamo tutti e due il nostro lavoro in modo migliore e ringrazio tanto la giuria per aver pensato a me, grazie. Per la sezione sport, a salire sul palco di Loreto Prutino è stato il presidente dell'Ordine dei giornalisti e giornalista di Rai Abruzzo, Nicola Marini. Sono felice tra l'altro di portare anche il saluto di tutti i giornalisti italiani ad un evento che è alla seconda edizione, ma credo che nel ricordo di Antonio Recanati possa crescere moltissimo, soprattutto perché conosco bene le radici culturali di questa zona. So che c'è anche molto rispetto delle persone in questa comunità e quindi credo che questo ricordo debba rimanere nel tempo il più possibile. Premio alla carriera infine per padre Ciro Benedettini, attualmente e per la seconda volta direttore della testata L'Eco di San Gabriele ed ex vice direttore della sala stampa della Santa Sede. Quindi no, dove onestamente non pensavo di ricevere questo premio, però ho piacere per una cosa, perché è un premio abruzzese.